Buongiorno ragazzi, come state? Benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi vorrei far vedere uno dei miei make-up occhi preferiti, ovvero lo Smoky Eyes. Un make-up abbastanza calcato. Ovviamente quindi ve lo consiglio per degli eventi serali. Nessuno vieta ovviamente di fare lo Smoky Eyes anche di giorno, solamente che come potete notare è molto calcato. Vi lascio subito il tutorial. Buona visione! Molto bene, per iniziare il nostro smoky eye abbiamo bisogno di una matita nera. Io in questo caso utilizzo un matitone perché è un pochino più sfumabile di una matita normale. A voi la scelta ovviamente della matita nera che usate. Andiamo praticamente a calcolare una V sul nostro occhio. Dove c'è la fine del nostro occhio noi facciamo una riga verso l'alto. Stessa cosa dall'altra parte. Poi andiamo leggermente a chiudere la V, quindi da dove parte la piega dell'occhio scendiamo. Stessa cosa, altra parte. Dopodiché andiamo a colorare le nostre due V che abbiamo appena fatto. In questo modo. A questo punto ci rimane da prendere un pennellino piatto per sfumare il tutto. Quindi prendiamo, armiamoci di tanta pazienza. Tiriamo l'occhio e andiamo a sfumare verso l'interno. Non preoccupatevi se all'inizio potete vedere uno schifo di risultato, perché poi andiamo a lavorarlo. Stessa cosa dall'altra parte. Tiro e sfumo. Molto bene ragazze, non siamo ancora pronte. Come palette io oggi utilizzerò quella di Kryolan, in cui ho la tavolozza dei colori più neutri e nudi. Vado a scegliere un color marroncino e praticamente vado a fare la nostra solita ombra dell'occhio qui. Poi andiamo a prendere il marroncino più chiaro e andiamo a fare lo stesso identico lavoro. Prendiamo un color sabbia, chiaro è il colore che scegliete, più lo stacco dello smoky sarà netto. Con il mio polpastrello vado ad applicarlo sulla palpebra mobile, quindi così, e poi e mi fermo fino a metà palpebra. Continuiamo con il nostro smoky. Con un pennello sempre piatto andiamo a prendere il nero, ovvero il colore più scuro che abbiamo sulla palette. Se a voi non piace un trucco troppo marcato, mi raccomando, andate su un marroncino caldo, che è la stessa cosa. L'importante è giocare sempre sul fatto di un tono chiaro all'interno e un tono scuro all'esterno per sfumare. E andiamo a ripassare la nostra V che avevamo fatto in precedenza. Ok, andiamo a riprendere un colore marroncino, giusto per uniformare un po' il tutto. Dopodiché andiamo a prendere un colore quasi bianco e con un polpastrello lo applichiamo sull'arcata sopraccigliare. Abbiamo fatto la nostra base a V scura. Poi abbiamo passato il marroncino su tutta l'arcata dell'occhio, il colore chiaro all'interno, il colore chiaro sulle sopracciglia. Andiamo a prendere la nostra matita scura, quella che volete, marrone o nera, e andiamo a passare il contorno delle palpebre inferiori e superiori. Quindi pulite un po' anche dei margini. Stessa cosa facciamo al di sopra. Possiamo andare sulla rima infarcigliare, quindi uscire un po' dalle ciglia. Sempre con il nostro pennellino piatto andiamo a sfumare tutto ciò che abbiamo fatto adesso con la matita. È venuto il momento del mascara. Io oggi invece che il solito mascara vorrei utilizzare le mie ciglia finte, quindi le applico e torno subito. Voilà, ecco, ho messo le ciglia finte, ovviamente questo è un passaggio facoltativo. Io penso che con lo smoky eyes così importante le ciglia vadano veramente molto valorizzate. Cosa manca? Ovviamente con uno smoky eyes così importante le labbra vanno poco segnate. Sempre con la mia matita labbra di pupa nude vado a segnare il contorno delle mie labbra.
In questo caso io ho scelto The Balm, i Meat Matte, ovvero i liquidi long lasting di The Balm. Cosa può mancare? Una bella terra che ci illumini il viso. Ovviamente la mia adorata. E voilà, uno smokey eyes per ogni occasione serale, ovviamente per un'occasione anche poco importante, ma comunque serale, facile da realizzare e con pochi strumenti. Molto bene ragazzi, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, ovviamente se vi è piaciuto fatemelo sapere e mettete il like. Se volete essere sempre aggiornati iscrivetevi al mio canale, attivate il suono della campanella, un bacione e al prossimo video, let's talk about!